C'è chi ha perso centinaia di euro e chi migliaia. Purtroppo Silvia e Giovanni, anche voi siete stati truffati. In che modo e quando è partito il tutto? Il tutto è partito l'anno scorso, il 25 aprile, mi ricordo la data, quando praticamente io sono stata contattata su Instagram da un profilo presumibilmente e certamente hackerato di una persona che io avevo conosciuto lavorando in Pfizer, quindi una persona fisica reale. Fortuna di chi ha incrociato due profili che effettivamente si conoscevano, perché se io avessi saputo che mi richiedevano soldi per una persona di cui non avevo nessuna conoscenza, non avrei investito alcun denaro, perché la richiesta era di far partire il dottore che è arruolato all'interno dell'ONU in Siria a Damasco, da Damasco per farlo rientrare negli USA. Sarebbero stati 1200 euro in tre tranche da 400. Dopodiché si sono susseguite una serie di richieste dovute a vicissitudini, perché ogni volta il dottore non riusciva a partire, continue. Io, per bontà e ingenuità soprattutto, perché alla fine della fiera io questa persona l'ho conosciuta veramente e ci ho parlato anche al telefono, hanno manipolato videochiamate, hanno a livello di Forse con WhatsApp video l'intelligenza fatto artificiale? WhatsApp, Instagram. non so sinceramente in che modo, però la polizia postale a cui mi sono rivolta e comunque tutte le forze dell'ordine hanno detto che sono in grado di prendere foto da profili della persona, poi muovere queste foto, sbatterle, fare in modo che la bocca sembra che parli. Di fatto tu non senti mai la persona parlare perché ti dicono c'è un audio stentato, quindi un audio cattivo. Però quanto in totale avete perso? Non sono soltanto queste tranche da 400 euro. No, perché dopo appunto io ho bonificato altri soldi fino ad arrivare a una cifra di 35.000, dopodiché mi sono stoppata perché ho detto per me c'è qualcosa che non va, perché non è possibile che tutte le volte che una persona deve essere in partenza subentrino delle difficoltà o ci sia il sostituto medico da prendere, fargli fare le cure, fargli fare il processo per il Covid, c'è cioè da pagare l'elicottero, c'è da pagare questo, c'è da pagare quest'altro, e ho denunciato ai carabinieri di San Benedetto del Tronto. Le indagini, in realtà, le indagini sono partite, presumo, a partire dal 2024, perché io poi sono andata in banca, in polizia postale, in polizia, nessuno che ti ha aiutato, nessuno che ha fatto nulla per venirti incontro. Ho cambiato il cellulare, ho fatto una serie di manovre che mi sono state consigliate, comunque questi mi hanno sempre agganciato, loro riescono a riprenderti e quindi a richiederti del denaro. Dopo i 35.000 euro me ne sono spariti altri 45.000, io in totale ne ho perso 80, Ma dietro sostanzialmente. lei ha pensato di fare una donazione o c'era una promessa di restituzione di questo denaro? C'era la promessa di restituzione nel momento in cui sarebbe tornato, perché quello che raccontano è che i soldi sono congelati, i soldi loro non hanno accesso al loro conto bancario. Nel momento in cui sarebbe rientrato, avrei riottenuto il tutto. Le forze dell'ordine che cosa vi hanno detto? C'è la speranza che possiate Assolutamente niente, recuperarli? Simona, Niente. assolutamente niente. Perché è Mi volevano difficile andare a mandare. individuare questi responsabili? Sì, hanno dei software molto Sì. forti. Beh, Sì. però oltre alla truffa dei soldi, adesso c'è il problema che lei tutti i giorni, perché cambia numero, la beccano, cambia il computer, la beccano, subisce una violenza psicologica, A perché livello anche, di minacce anche. hanno parlato di stalkeraggio, di andare a fare l'ennesima denuncia per stalker allo Però stato insomma attuale dei volete cercare fatti. quantomeno di lanciare un messaggio ai telespettatori affinché non cadano loro in questa truffa. No, io dico solo di stare attenti perché adesso magari qualcuno, se vedrà questo video, diranno: ma come hanno fatto? Ci vuole magari un pesce? No, può capitare a tutti, anche quello più intelligente. È un attimo, in un modo, in un altro, è un attimo. Oggi si vive di fregature, ma veramente, io lo dico per i soldi non li recupero, però almeno se possono farli perdere a qualcuno. Ecco, questo dico.